di Serena è un libro porta, cioè un libro che spalanca una porta su una donna autentica, vera e appassionatamente impegnata nella ricerca evolutiva. Per questo, attraverso di essa, ella ci appare così come realmente è, a volte fragile, talvolta forte, alcune volte appesantita, altre volte luminosa e svolazzante. Certamente è un libro porta perché apre. Apre alla possibilità di una vita intima e feconda. Apre al coraggio di essere. Apre alla possibilità di accettare le cose più impensabili e perfino se stessi in tutte le diverse sfumature dell'esperienza, in tutte le diverse dimensioni dell'energia. È una porta che si apre alla possibilità di riconquistarsi il diritto a percorrere la strada di casa, quella strada che il semplice fatto di averla ritrovata ci fa stare bene. È una porta che si apre, questo libro, ma è anche una porta che si chiude. Si chiude alle apparenze che depistano, ai falsi miti e alle illusioni della vita che promettono senza mai mantenere. Certamente è una porta che si chiude alla possibilità di seguire strade altre che non siano la propria. Per quanto questa strada possa apparire diversa, inusitata, insolita, fuori dal coro, essa è la strada di casa. E nel racconto coraggioso di questa preziosa scrittura, Serena, senza volere, indica la strada a chi, come lei, la sta cercando e come lei la sta trovando. È un libro porta che si apre e che si chiude, dunque, ma anche una porta che si sbatte in faccia a ciò che non ha più diritto e ragione di entrare nella nostra vita. E poi è anche, o forse soprattutto, una porta che si fa desiderare, una di quelle porte per le quali mettersi in cammino per poterla raggiungere è, una volta lì, guardarla, seduti, appoggiati su di essa per ascoltare ciò che ci separa da noi stessi e imparare ad amare la porta stessa prima ancora che il luogo dove essa può condurci. Un libro porta che ci porta lontano. Ci porta lontano con le sue storie di vita vissuta, che si alternano alle espressioni poetiche di suoni, parole e colori. Ci conduce per mano in un mondo intimo, delicato, di gioie sottili e di esperienze insolite, ma che ci porta anche vicino, vicino a ciò che di più caro abbiamo, il nostro comune destino evolutivo. Per questo è un libro per tutti, certamente è per tutti coloro che conoscono l'autrice o che in modi diversi avrebbero beneficio e conforto nel riconoscersi in un comune sentire. Una porta dunque che si apre e che si chiude, che si sbatte, che ci avvicina e ci allontana, che si fa desiderare e che ci invita a toglierci le scarpe ed entrare in punta di piedi nella rigogliosa regione della natura e magari abbandonarsi con una danza lenta e profonda al ritmo coinvolgente dei suoi versi.
risonanza ecologica. Quante presunte coincidenze hanno attraversato il mio cammino in questi giorni? Se mi soffermo un attimo a pensare, ne individuo un numero perlomeno inconsueto. In ogni modo, qualcuno mi sta aiutando concretamente a dare la scossa finale al completamento di questo mio primo libro. Scelte di vita importanti, in linea con la mia essenza, cedono il passo a sorprendenti ed energetici incontri, con persone, parole, gesti, che in ogni istante mutano solamente forma, perché in sostanza non fanno altro che ribadirmi: vai, prosegui, il cammino è qui, vai. E quel senso profondo di armonia mi riempie, nonostante il contorno, dico tra me e me. Chi mi incontra non fa altro che chiedermi: come stai? Ed io con un sorriso rispondo: bene, mi sento bene, mi sento me, mi sento. E noto che qualcuno mi guarda in modo un po' strano, come per scrutarmi dentro e comprendere se realmente io stia bene. Ma c'è chi si convince e chi no. Altri dicono: vabbè, vedrai, tutto andrà bene. Ed io non comprendo il perché, visto che sta già andando bene. E qualcun altro non mi crede proprio e sorride un po' ironico, come per rappresentarmi che ha capito in fondo come io stia, o sia male. E io dentro di me penso: ma contento te. Altri ancora glissano, cambiano discorso e via via così. Ed io ritorno su questo foglio bianco, a cliccare tasti con le mie dita, con le mie due dita. Non ne so usare di più sulla tastiera. Ad assecondare le parole che scorrono, a riscoprire con gusto antico sensazioni nuove, a contatto con la mia lentezza, che tanto assomiglia ai cicli e ai ritmi della natura, e a nutrire vivacemente la mia essenza che vuole emergere per manifestarsi al mondo. Per dire cosa? Per essere, più che per dire. Mi convinco che il solo atto di scrivere questo libro equivalga a fare un passo in avanti, un passo esponenziale nella mia evoluzione personale, e che, quanto scrivo, servirà a qualcuno per sentirsi meno solo, ad altri per rafforzare il cammino intrapreso e ad altri ancora per riaccendere la scintilla della memoria. Probabilmente nessuno che non sia pronto a leggere tra le righe sfoglierà concretamente questo libro o si immergerà nelle sue pagine, perché l'energia della parola impressa vibra ad una sola frequenza, quella di chi sente che solo il meglio è ciò che gli appartiene. Quando senti vibrare dentro di te quell'istante di immensità, racchiuso nel più microscopico granello del tuo corpo, ti accorgi che gli opposti coesistono, in un luogo e in un momento preciso, perfetto e fuggente, fuori dal tempo e dallo spazio. Hai quell'intuizione ancestrale che c'è qualcosa di più che puoi, che devi ricercare, scoprire ed apprendere, per giungere ad apprezzare la vita nella sua interezza, nel suo profondo e semplice significato. Ti trovi qui, alla scuola della Terra, spesso a lottare per ritagliarti uno spazio di esistenza, a confrontarti con angosce e guai quotidiani, per poi riscoprirti un momento dopo a sorridere senza accorgerti, per lo sguardo furbo e consapevole di una piccola creatura che ti fissa dal passeggino, con il suo morbido e confortante ciuccio in bocca, e ti stupisci. Non ti sembra possibile che quei pensieri e quel cuore pesante possano essere risanati e immediatamente dopo trasmutati in tutt'altre sensazioni, emozioni, pensieri, azioni, di una leggerezza e suavità impreviste. Per non parlare di quanto amplificata possa essere questa esperienza quando l'elemento di disturbo al tuo commiserarti, al tuo nervosismo, alla tua sfiducia è la natura stessa, di cui qualcuno crede ancora di non far parte. Non certo io, però. Quella natura potente e selvaggia, senza controllo, libera di essere ciò per cui è stata creata o si è generata. Accade che vaghi, accade che cammini, a volte anche in modo inconsapevole, perché del tutto immerso nelle tue miserie.
quando un leggero soffio di vento ti desta e magari si trasforma in una folata, come ricordarti: ci sono anche io, non sei solo, non ci sei soltanto tu al mondo, non sei tutto tu. E forse quel vento ti dà anche fastidio, inizialmente intendo, ma dopo qualche istante ti rendi conto che la tua attenzione si è spostata dal dentro al fuori. Quel fuori in realtà tanto fuori non è, perché ti ha cambiato qualcosa dentro. E allora c'è una relazione. E la relazione non è neanche male, visto che ti ha distratto dalla pesantezza del tuo essere e ti ha dato la possibilità, ancora inconsapevole, di guardarti intorno ma anche dentro. E inizi a vedere nuvole dalle inconsuete e magiche forme, uccelli che volano con leggerezza e creatività, api che ciucciano nettare, fiori che stanno per sbocciare, terra scalzata da uno stuolo di formiche intente a costruire la loro dimora, granelli di sabbia che svolazzano, un aeroplano che sta atterrando. Ecco, un aeroplano che atterra ti fa ritornare a te, solamente a te, ai tuoi pensieri, alla tua quotidianità, dopo quei momenti di relazione, di condivisione, di nutrimento che senza volerlo ti eri concesso. Ti accorgi quindi, una volta vissuta quell'esperienza, che nella natura è insito un potere creativo, forse anche un po' prepotente, ma benefico, che fino ad un attimo prima credevi addirittura inimmaginabile. Avverti che esiste la possibilità di un cambiamento repentino nello stato della materia e dell'energia, che possono essere trasformati pensieri ed emozioni, anche se ancora pensi: quello che mi è successo è durato poco, troppo poco per essere importante e decisivo. Eppure posso dire, per la mia esperienza, che non è proprio così. Questi avvenimenti casuali, direbbe qualcuno, sono invece intenzionali. Non è il caso, ma il causo, come mi piace chiamarlo, a determinarli. Avvengono. Devono verificarsi per una ragione, che ha strettamente a che fare con te, con il tuo cammino, in armonia con la tua coscienza. È precisa intenzione della natura, ma potrebbe diventarlo anche per l'essere umano consapevole dei suoi talenti e del suo potere creativo. Entrare in risonanza con noi altri viventi. Ricordarci che siamo molto di più di quel che pensiamo di essere, che siamo energia, come non sono le informazioni utili al nostro percorso luminoso e a tratti oscuro, che si trovano qui in mezzo a noi, ovunque, pronte per poter essere captate. Che la comunicazione segue strade fatte di vibrazione. Tutto è energia e questo è tutto quello che esiste. Sintonizzati alla frequenza delle realtà che desideri e non potrai fare a meno di ottenere quella realtà. Non c'è altra via. Questa non è filosofia, questa è fisica. Albert Einstein. E così il caos costruisce meravigliose o spaventose, solamente all'apparenza, occasioni per creare relazioni ecologiche in ogni luogo e in ogni tempo, all'interno di noi stessi, così come tra il nostro essere e gli altri, o ancora tra noi e il resto della natura e dell'universo multidimensionale di cui facciamo parte. Quando parlo di noi stessi, intendo proprio tra le nostre particelle viventi, tra le molecole che ci compongono, tra i tessuti che ci animano, fino ad arrivare a quella impalpabile essenza o coscienza che siamo sempre stati e la cui memoria possiamo far emergere. Così, una sensazione di benessere fisico o emotivo, piuttosto che un malessere o una malattia, vogliono comunicarci qualcosa. Che stiamo procedendo ad esempio sulla via giusta per la nostra essenza, o magari anche che la strada intrapresa è sbagliata per noi. Non ci sta facendo bene, non è coerente con il nostro progetto di vita, non è etica, non è evolutiva. Quando l'energia di amare, consapevole e potente, sarà nostra compagna di viaggio,
Vi assicuro che la vita si materializzerà in tutta la sua bellezza e sorprendente creatività. Esiste una ecologia del cuore che parla usando un linguaggio nuovo che siamo tutti in grado di comprendere, se solo lo vogliamo. Un'avventura meravigliosa tra natura, coscienza ed energia. Campagna di Campo Calabro, provincia di Reggio Calabria, terra dei colori, maggio 2014. Seduta sotto un profumato albero di mandaranci. Ho sempre avuto la percezione di non essere sola. Mi sentivo già da piccola in compagnia. Mi capitava di guardarmi intorno, scrutando nel vuoto. Quello apparente, convinta che quel vuoto in realtà fosse pieno. E poi mi accadeva di sentirmi piccolissima, ma al contempo grandissima, di percepirmi come un'infinitesima parte dell'universo e di avvertire al medesimo istante come se l'universo fosse compresso o compattato nella parte più microscopica e remota di me. Sono cresciuta sentendomi spesso un'aliena tra la gente. Per quanto tempo questo è accaduto, ma non avevo la stessa sensazione nei confronti del vuoto di cui parlavo prima, così come della natura o dell'universo. Sì, sentivo la similitudine e anche che dei simili c'erano. Le persone. Quelle in realtà sono arrivate molto più tardi. Non che fossi una sociale, anzi, mi divertivo con gli amici. Ero una casinara cronica, ma non parlavo con nessuno delle mie sensazioni di aliena, tranne che con gli alberi, con alcune piante, con le rocce e con quel vuoto. Nel frattempo, sfumata l'idea di fare l'astronauta, soffro ogni mezzo di locomozione, e poi quella di fare il panettiere e il benzinaio, inizia la mia passione per la matematica. In realtà l'amavo da prima, credo. Per il pensiero scientifico, per la scienza, come la fisica, l'astronomia. Mi appassionavano particolarmente le dimostrazioni. Partivo da un punto e nonostante non ricordassi i passaggi, accadeva sempre che trovavo il modo per arrivare alla conclusione corretta. La mia proverbiale distrazione invece mi faceva essere una capra nei calcoli. Dimenticavo sempre qualche segno, qualche numero e vabbè. L'insegnante di italiano, pace all'anima sua, sosteneva che non sapessi scrivere. Quindi, cocciuta come sono, ho iniziato a lasciare che il vuoto mi ispirasse e sono passati 30 anni da quando ho scritto la prima poesia e non mi sono più fermata. La passione e la risonanza con la natura mi hanno sempre accompagnato lungo le strade piuttosto tortuose, direi, così come la mia naturale predisposizione all'autoguarigione e all'uso del silenzio come strumento di cura. Cura da quia cor urat, ossia che vivifica il cuore. Nel silenzio era più facile che le informazioni presenti nel vuoto arrivassero a me e con loro immagini, suoni, notizie, intuizioni. A quel tempo studiavo scienze geologiche a Pavia, città meravigliosa per studiare, perché fortunatamente la mia lentezza non mi aveva permesso di superare il test di ammissione a scienze ambientali all'Università Ca' Foscari di Venezia. Che benedizione! Anni stupendi, quelli universitari, una scuola di sopravvivenza e di selvaggità, divertente e tosta. Iperattività sportiva, sci, tennis, arrampicata, nuoto, canottaggio, kung fu. Studi geologici pratico-esperienziali, sperimentazione interiore, esercizi di scrittura, approfondimenti filosofico-sapienziali, sciamanesimo nordamericano e simili, approfondimenti scientifici, teoria del caos, della complessità, dei sistemi, tutte esperienze uniche per le quali ancora provo una gratitudine immensa.
A maggio di ogni anno, però, chiudevo con lo studio. Le zanzare dal canto loro svolgevano un ruolo di rilievo, contribuendo ad allontanarmi dalla pianura padana e a ricongiungermi con il mare dello stretto di Messina e con la rude e lussureggiante foresta dell'Aspromonte. In quel periodo non percepivo ancora, però, che anche loro, le zanzare, facevano parte di un disegno più alto, di riappropriazione del genius loci della mia terra del sud. Quel che so è che neanche per un attimo l'idea di ritornare, appena ultimati gli studi, nella vivida, potente e ardua terra dello stretto mi ha abbandonato. Sapevo che solamente insieme a lei sarei riuscita a realizzare il mio progetto di vita, anche se non avevo perfettamente chiaro quale fosse. C'erano però alcune parole chiave che disegnavano nella mia mente, nella mia anima e nel mio cuore scenari di armonia, pace, piacere, gratitudine e soddisfazione. Quindi l'intuito, mio compagno di viaggio, mi suggeriva di dare ascolto a quelle parole e a quel disegno. E così ho fatto. Se mi sono pentita? Mai. Stancata, sfiduciata, sfiancata, arrabbiata, delusa, tante volte. Ma sono qui, oggi come ieri, a scrivere un'altra pagina del progetto vitale della mia coscienza, che sa cosa è buono per me, perché solo il meglio è ciò che ci appartiene. Durante il mio ritrovato soggiorno nella ritrovata terra d'origine, le esperienze sono state molteplici, variopinte e variegate, e tutte, nessuna esclusa, hanno segnato un gol. Qualcuna nella porta giusta, qualcuna in quella sbagliata. La porta sì, quella si è rivelata sbagliata qualche volta, ma quel gol è stato comunque determinante per farmi divenire quel che sono diventata, me. Il potermi riavvicinare alla mia terra in modo empatico, animico, fisico, è stato un lusso che mi sono potuta permettere. Ho girato l'Aspromonte in lungo e in largo. L'ho annusato, l'ho gustato, l'ho ascoltato, l'ho toccato e la mia e la sua anima hanno visto insieme una strada di vivace riappropriazione identitaria, lunga e irta, così come luminosa e gioiosa. Ogni tanto, tra uno studio di antroposofia, a proposito, ciao Ame, un giorno o l'altro ci rincontreremo. È un'immersione esperienziale nella selvaggità della natura, tra una relazione geologica nello studio che non poteva che chiamarsi Geocaos e un incontro follettoso di educazione e interpretazione ambientale. Gianni, sei il folletto più amorevole di tutto il piccolo popolo. Espatriavo alla ricerca del genius loci in altre terre e con altri esseri che hanno fatto della loro ancestrale creatività e contatto intimo con la natura la propria arte e lavoro. Francesca, Sista, Camilla, le donne di Otiasos, siete veramente speciali. Rigenerata, tornavo a casa e il ciclo semina, costruisci, demoralizzati, rigenerati e risemina continuava. Finalmente, in una giornata di tangibile sconforto, in cui però, convinta che dei simili c'erano da qualche parte, cercavo un qualcosa che mi potesse aiutare a vedere chiaro nella strada, quel sito web con la parola magica, ecopsicologia. Grazie Marcella per la calda accoglienza. È stato come un atteso e al contempo insperato segno che dava luce al buio di quel momento e che in un attimo ha permesso che io attingessi dal mio amico e compagno vuoto, dove sono contenute tutte le informazioni che ci necessitano per riagganciarci a noi stessi e al progetto di vita, di cui però vi parlerò meglio più avanti. Quindi ha permesso che io attingessi al mio amico vuoto con la giusta frequenza di vibrazione, quel che mi necessitava per proseguire con ancora più convinzione, passione e amore di prima. Sì, 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 adoro la parola sì. Ha un bel suono e un bel colore. Ora ho chiaro cosa desidero fare, come desidero vivere, quali semi piantare.
quali piante innaffiare e quali frutti raccogliere, anche se di ostacoli e di incidenti di percorso ce ne sono tanti, materiali ed energetici. Di alcuni me ne accorgo in tempo e riesco a mitigarne, termine preso in prestito dal glossario dei rischi naturali, gli effetti nefasti. Di altri, bontà loro e mia, me ne accorgo invece un attimo dopo che gli effetti li ho sentiti e anche belli potenti su tutto il mio essere. Ma lo stupore della vita è anche questo, ne sono certa. Mare di pentimele, Reggio Calabria, 28 giugno 2014. C'è una bella brezza a quest'ora che spira da nord-ovest. I raggi del sole, tiepidi e delicati, filtrano dalle mie amiche nuvole che fino a poco fa hanno lasciato che mi nutrissi della loro aura. Il suono delle onde che si infrangono morbidamente sulla battigia mi lascia un senso di tranquillità e di armonia indescrivibile. Vanno e tornano, ritmicamente, ma in libertà. Intendo che se vogliono, come atto libero e creativo, possono scegliere di toccare o sfiorare qualche diverso granello di sabbia lungo il proprio percorso, piuttosto che un sasso o anche una boa, e a quel punto il loro percorso cambia. C'è movimento, ma non c'è vincolo. C'è pace, ma non immobilità. C'è. Oh, guarda, Jonathan, il gabbiano Jonathan è venuto a salutarmi e non è solo, non è più solo come invece lo era nel libro di Richard Bach. Sarà un segno? Una bambina passeggia sulla spiaggia tra la schiuma bianca e allegra di questo mio mare dello stretto e i sassi sotto i suoi piedi fanno rumore. Suonano una musica mediterranea, croccante, mentre sfregano l'uno contro l'altro, sospinti dai passi della bimba. Mi soffermo mentre scrivo ad osservarli, loro, i sassi della battigia, piatti e levigati, grigi, bianchi, arrossati e anche color sole. Il vento gradisce queste mie parole, lo sento, inizia a spirare più forte, mi accarezza i capelli, le spalle e si intrufola tra le dita dei miei piedi. E anche lui suona insieme alle onde del mare, fa una melodia unica. Secondo me è a 432 MHz, non a 440. La vita credo che dovrebbe essere vissuta così. Ogni elemento vive di per sé stesso, alla sua musica, delle sue note, ma quando gli elementi scelgono di vibrare insieme, creano un'armonia complessiva che non annulla proprio la loro specificità, bensì l'esalta e la rende meravigliosamente presente. Ascoltare, osservare, guardare, toccare, gustare, percepire e aprirsi alla vita unica e privata, piccola e singola, ma al contempo unita e complessa, grandiosa e potente, istantanea ed eterna. Da una relazione comune ad una relazione ecologica, perché ci conduce, ci riporta a casa. Ognuno di noi ha la sua strada, ha il proprio progetto di vita, noto o ancora ignoto, desiderato o abbracciato, e ciascuno vibra ad una frequenza in evoluzione. A noi la scelta di varcare la linea di confine e divenire quel che siamo sempre stati: natura, coscienza ed energia, dalla notte dei tempi. Come? Eh sì, a ciascuno il suo. In quanto a me, ho desiderato, creduto e voluto. Desidero, credo e voglio. Cosa? Leggete il seguito. O meglio, ascoltate che io vi leggo il seguito e ve ne farete un'idea. Post scriptum. Fate attenzione ai puntini sospensivi. All'inizio dei prossimi capitoli. Non sono messi lì a caso, ma a causa. In questo prossimo capitolo ci sono
3 puntini sospensivi. Prima della frase: liberare la mia forza creativa. Lasciando che l'essenza e la coscienza emergano anche attraverso la scrittura e la pittura. Nascere in questa vita, in un pomeriggio di festa. Il cielo blu, soffice e lieve. Quel sole che disperdeva i suoi raggi, dispensandoli calorosi a chiunque volesse goderne. Qualche nuvola scorazzava qua e là. Gli alberi ondulavano, sentendo la soave musica che si diffondeva tutto intorno, e danzavano felici di avere tanti compagni di vita in quell'atmosfera che ispirava pace e serenità. Un vagito stridulo ruppe il silenzio, stridulo e piccolo, un fuocherello che cominciava ad ardere con difficoltà. Forse perché sapeva già cosa accade quando il legno si consuma, quando le fiamme si affievoliscono e lui deve cedere. Ma il vagito irruppe ancora più intenso. Noncurante volle ribadire: io sono qui e questo basta. L'amore che sentì intorno a sé la spinse fin da allora ad accettare la vita che le era stata donata. Sapeva dentro di sé che abbandonare quel liquido caldo e protettivo nel quale aveva trascorso 9 corti mesi era stato difficile, ma lei, così piccolina, spelacchiata e con i suoi vivi occhioni scuri, era venuta al mondo fiduciosa. Reggio Calabria, prima tappa, 1984. E il tempo è passato, tra storie vissute, canzoni cantate, amori fuggiti ed esperienze che ancora portano a far scorrere una nuova penna su una pagina vuota della sua anima. Pavia, inciso, 1989. Voleva essere. Anche lei voleva provare l'ebbrezza di ritrovarsi in un mondo, poter aprire gli occhi al mattino, poter colorare un destino, poter soffrire per una colomba scappata di mano e, il giorno dopo, felice, fuggire lontano. È come un sogno ritrovarsi a fissare il sole e riuscire ad attraversarlo con mute parole, puntando all'infinito, laddove tutto si fonde, l'incertezza e la sicurezza, la gioia e il dolore, il sogno che chissà, forse è anche realtà. Pavia, seconda tappa, 1993. Reggio Calabria, 1989. In bilico, ma con la volontà di esistere. Un attimo. Capita a volte di sentirsi afflitti, ma ecco che un attimo dopo il sorriso di un bimbo ti scuote e ti anima di un brivido di tenerezza. Ti pare di essere felice, fa che diventi certezza di felicità, anche se solo per un attimo. Perché un sottile dolore potrebbe percorrere il tuo corpo e potresti pentirti di non aver gioito di quel minuscolo istante. I giorni, le ore, i minuti sono composti di tantissimi e piccolissimi attimi, ciascuno a sé, ciascuno diverso dagli altri, ma intesi a formare un insieme, perché siamo noi a dover dare valore ad ogni istante che passa, tenendolo stretto come un bagaglio del quale non si può né si deve fare a meno. In ognuno di questi attimi noi possiamo dimostrare a noi stessi, alla gente, a coloro che non credono, che è possibile vivere, credere, e che è la volontà di esistere l'unico fondamento della vita, la volontà di continuare l'unico vero modo per far sì che ogni istante sia ben speso. E se tutto ciò non fosse vero?
se fossero solo parole? Chiudi gli occhi. Basta un attimo per crederci. Novembre 1990, oltre Po Pavese. Natura e vuoto per ritrovarsi. Tu lo sai. Se non sai quello che vuoi, quello che sei o quello che hai, prenditi un momento per pensare. Dai una spinta al cuore. Liberati nell'aria e non aver paura. Non ti giudicherà nessuno. Sei solo. Sei solo con te stesso. Non c'è anima ad osservarti, a ridere di te. Bluff. Tu sei un bluff. Parole che risuonano nella tua mente. Ma non temere. Qui non te le dirà nessuno. Tu sei solo, amico mio, in pace, e puoi pensare, puoi volare, puoi sognare e non far partecipare nessuno. Non hai muri intorno a te, non hai terra a sostenerti, non hai vetri ad offuscarti, non hai niente a cui appoggiarti, non hai niente. Finalmente puoi fermarti. Dove fermarti, tu lo sai, è nel vuoto assoluto, nell'immenso sconfinato, come te, che non hai limiti e confini, e stai quasi per fermarti e ricominciare a vivere, in quell'unico posto dove saprai finalmente quello che sei, quello che vuoi, ma non quello che hai, perché non ti servirà più a nulla sapere ciò che hai. Nella tua dimensione avrai la conoscenza di qualcosa di veramente essenziale, te stesso. Pavia, 1994. Il segreto della vita. Vivere. Magari come un vulcano. Eccomi ancora qui, ora, in compagnia delle mie ansie, delle mie riflessioni, di tante sofferenze, di tanti sogni e di qualche speranza, insomma, di me stessa. Il segreto della vita, la canzone di James Taylor, risuona chiara alle mie orecchie e loro, i pensieri, vagano verso mondi lontani, laddove si ascoltano il silenzio e la solitudine. Si vede il cielo, quello vero. Si sente la musica, delicata ed enfatica di noi, del nostro benessere immenso, imponente, grande, come quei vulcani a 6.000 metri, che irti verso il cielo sembrano comunicare la loro potenza, la loro maestosità, lo scontro con le piccolezze della quotidianità, della materialità delle aspettative umane, del nostro denaro, delle nostre piccole meschinità, di tutte quelle percezioni finite, di vanità e pigrizia, di stupidità e inconcretezza. Voci di niente, suoni soffusi, soavi, tranquilli, giungono ad allietare le mie ore, qui immersa ad osservare la vita che passa, che procede, non curante e gloriosa. Non ha bisogno di noi, lei. Lei vive semplicemente, rimbomba a volte, esplode, vivida, impone la sua presenza. A nulla valgono i nostri pianti. Urla e riso non la placano, né la fermano. Lei procede. E come non trarne insegnamento? Come non rimanerne, oltre che affascinati, coinvolti nell'amore? Per quanto di umano ci possa essere, nulla vale la pena di essere vissuto quanto la nostra vita stessa. Uno spirito in viaggio. Andare. Veloce e lento è il tuo peregrinare. Anima inquieta e pur soave, tranquilla nel tuo aspettare che quel tempo che attendi possa arrivare. Voce in mezzo a tante, nasconderti non vuoi. Sibilo stridente di uno spirito errante
da sempre. In mezzo alla gente tu sola sei, e quando rinasce quell'istante presente, a te stessa somiglierai. Unico scopo è il tornare da dove arrivasti, quel giorno che i tuoi occhi vispi, aperti ad un mondo distratto, si offrirono. Fuoco che arde, che alimenta e che attrae quel cuore mai stanco di amare e cercare. 6 settembre 2004. Vivi. In ogni istante in cui vivi, sai che hai vissuto. Se respiri profondamente, se senti il cuore battere nel petto, se ascolti la tua anima cantare, vivi e lo sai. Senti, apprezzi, ami, patisci, ti intossichi e ti disintossichi allo stesso ritmo delle impercettibili impurità della vita. Sogni, vivi, sogni, di vivere come desideri, come tutto il tuo essere desidera, come qualcuno non vorrebbe che tu vivessi, ma tu vivi. Tra e con la natura di Centeno, Viterbo, storie di mani, luci e semi che danzano all'unisono. Occhi luminosi, intensi, carichi di vita e di storie che passano e ritornano. Storie di tanto tempo fa che si intrecciano con suoni di oggi, essenziali. Un niente colmo di significati si accompagna ad un tutto privo di tutto quello che non serve, a cui però qualcuno ci dice che dobbiamo tendere le mani. Mani che acchiappano e si aggrappano, mani lunghe di chi crede di guadagnare sempre più spazio per il suo domani. Ma il mio domani è oggi. E come ieri le mie mani si tendono a sfiorare questi sguardi di luce, questa luce di suono, questo alito immenso e questo denso profondo essere che mi circonda avvolgendomi. Non mi servono le mani per aggrapparmi, no, non mi servono per arraffare, ma per stringere sì, insieme, insieme, insieme siamo. Un germoglio, forse un germoglio di vite. Sogno luci che si accendono e camini che ardono, lucciole e fuocherelli che danzano all'unisono. Ancora e ancora, gratitudine. Trae con la natura di Centeno, Viterbo, la vita, luce che prende forma. La penna scorre, gli attimi passano, i luoghi nascono, i suoni ascoltano, i sogni volano, un perenne fluttuare, un moto mai stanco, morbido e caldo, bianco foglio, non naturale, accogli istanti che si susseguono, gli uni diversi dagli altri, variopinti, variegati, solitari ed amanti. Bianco foglio, tu bianco non sei, sei luce, fiammeggiante luce che non vedo ma sento, percepisco, apprezzo e anelo. Vivida luce, vuota e piena, densa e leggera, straziante e pacata. Luce non parca di emozioni, luce soave e grave, da ascoltare, da bere, da mangiare, da godere. E voi mi guardate da dietro il vetro? Sì, parlo anche con voi, alberi, che di luce vi nutrite e vi animate. E che dire, le fredde pietre si riscaldano con il calore della luce. Si crepa la terra, si illumina la via. Una strada che aspetta di essere percorsa, solcata, amata e voluta. Luce, guida di tutti i viventi, esseri con anima e senza, anche di quelli in parvenza immoti, ma pur sempre vivi. Il moto nasce e mai si placa. Lo sento anche quando, silente e teneramente,
giaccio per riprendermi dagli acciacchi che turbano la mia anima. Quando vi guardo, vi tocco, vi ascolto, vi assaggio, non vi sento morte. Ah, mie turbate pietre. È solo una questione di densità, forse. Gravoso il peso che vi portate dietro, ma l'acqua vi trasporta, vi destabilizza, vi dà vita vera. E la luce ritorna, sempre, su di me, su tutto. Grazie. Calendì maggio 2008, Valle Nera. Tra bianca argilla e verdi acque, racconti di viaggio. Qui deve essere passato il ghiaccio. Mirko saprebbe dirmi cosa farfugliano gli uccelli. Sembra che si interroghino gli uni con gli altri da una parte e dall'altra di questa valle nera. Ma perché nera poi? C'è un bordone di sottofondo e alcune vocine che spiccano dal contesto, come nella vita. È tutto morbido intorno. Le colline sembrano tanti seni o tanti gelati di quelli a cupola. Come si chiamano? Zuccotti, mi pare. Sì, proprio dei zuccotti bianchi tinteggiati di beige e di verde. C'è un albero intorno che ha attirato proprio la mia attenzione, tornando dal sentiero del canto verso casa. Non so, non lo ricordavo così. In questo istante è proprio iniziato un concerto. Meraviglia! Ma chissà quanti sono! Questo è un posto tranquillo, o quantomeno mi sembra, almeno per ora. Come mi ha fatto piacere rivedere Francesca. Tutti quanti, per dire il vero, ma Francesca di più. Ci siamo sicuramente già conosciute, in una vita o l'altra. E mi piace pensare che abbiamo fatto delle meravigliose esperienze insieme. Nel pomeriggio sono stata nella giungla, nella foresta, insomma. Prima mi sentivo tutta solleticare dagli insettini che mi ronzavano intorno, dalle liane che scendevano giù dagli alberi e da qualche folletto o formica dispettosa, forse. Quando ad un tratto mi sono ritrovata ingarbugliata in mezzo ad un intreccio di rami e radici insieme, tanto che ho fatto veramente fatica a venirne fuori. Per incanto, poi, sono riemersa dal fitto della foresta e mi sono ritrovata a volteggiare in una splendida radura lussureggiante. Ero in estasi. Mi sentivo quasi sollevare da terra, talmente ero leggera. Qualcosa però improvvisamente mi afferra la caviglia. È un serpente arancione, lucido lucido, con alcuni riflessi verdi, che mi si avvinghia e mi guarda con gli occhietti vispi e la linguetta di fuori. Cerco velocemente e con forza di allontanarlo più e più volte, ma lui rimane attaccato. Non ha intenzione di farsi distogliere dai miei calci, dai miei colpi che gli sferro, quando ad un certo punto si trasforma, come d'incanto, in un filo d'erba. Ed io, rialzando lo sguardo verso oriente, vedo in lontananza un albero che mi osserva, quasi fosse un sole che mi chiama con i suoi raggi. Dirigo lo sguardo verso di lui, con amore e desiderio, e lo raggiungo. Vedere oltre le ombre e viaggiare dentro quella dimensione di te in cui ti ritrovi e ti riconnetti. Oltre, oltre, oltre. Quanto può essere piccola e meravigliosa la felicità. Calendì maggio 2008, Valle Nera. Pane. E dire che sono intollerante al lievito. Questa notte ho fatto il pane. Ma non il pane, il pane. Quel pane è fatto di amore, di passione, di cura, di generosità, di intimità, di dolcezza, di forza, di vita. Non ce l'ho fatta a non sbirciare sotto il canovaccio, volevo vederlo salire. A volte non riusciamo proprio ad accettare quanto assomigliamo alla meraviglia. È veramente più comodo non esserci che essere. Essere difficile. Difficile sentirci vivere la vita dentro. Ci costringe ad impegnarci costantemente alla presenza di una sostanza densa e leggera al contempo.
Ho ancora paura del fuoco di questa notte. Non del fuoco in realtà, quanto della notte. La notte è ancora dentro di me, evidentemente. Forse è questo buio che deve ardere per attuare la trasformazione. Non so ancora se ce la farò. E allora, fuoco, fuori, aiuta il mio fuoco ad essere e ad ardere come mai prima d'ora. Il pane. Aspettare nella calma, ma non nell'immobilità. Sentire nella muta presenza e non nella vuota assenza. Il moto muta forma e senso, anime gemelle in un solo istante. March 24, 2009. Tra e con la natura di gallina, Reggio Calabria. Di luce e con la luce. Appartengo al cosmo. Guarda che maestosità. I colori e i profumi della vita mi avvolgono. Da ogni dove mi raggiungono suoni dei più disparati. Li ascolto, li osservo e sento di appartenere a tutto questo. I sensi sono attivi, le emozioni vivide, la presenza è assoluta. Piedi ancorati al terreno, alla mia terra, mente tesa al cosmo e a questo cielo con qualche sparuta nuvola, di soffice e tenera spuma, che vaga silenziosa verso chissà quale destino. Trasmigra e cambia la sua forma, ma i movimenti della misteriosa trasformazione sono quasi impercettibili. Solo un animo sensibile può entrare tra le pieghe dell'essenzialità e volare oltre, oltre il limite che divide, ma solo in parte, la forma fisica da quella di luce e di pura energia. Tutto scorre, si trasforma, si alimenta di nuove e di sempre più assolutamente vive particelle di luce che brillano per ognuno di noi, per ognuno, senza sosta. March 24, 2009. Tra e con la natura di gallina, Reggio Calabria. Talenti. I talenti. Non dobbiamo rinunciarci. Non abbiamo il diritto di rinunciare ai nostri talenti. Ognuno ha il suo. Oppure, se è fortunato, può averne anche di più. Spesso mi raggiunge però il dubbio che qualcuno di noi, per qualcuno di noi, il dono ed il talento diventi una sfortuna, quasi un carico di cui liberarsi al più presto, per rimanere nell'ignoranza, nella stoltezza, comunemente integrati nel gruppo dei più. Sì, per evitare di mettersi in gioco per il proprio e l'altrui destino. Quel destino che ci possiamo costruire passo passo, mettendo a frutto proprio quei talenti che la natura o il nostro Dio ci ha donato. Quel destino a cui troppe volte rinunciamo perché lo riteniamo gravoso. Pazienza, tempo, fatica, solitudine, botte e dubbi. Tutto ciò le anime che hanno accettato i doni conoscono bene. In quante occasioni, quante, tu come me hai detto: ma che me ne faccio? Ma perché proprio a me? Il perché risiede nel tuo stesso cammino. È la tua spada di luce, aspetta l'attimo in cui tu la troverai e fremente la rivolgerai all'universo esclamando: eccomi, adesso sì che ho trovato la mia luce. Grazie. Ogni giorno un grazie di più. Tra e con la natura di Centeno, Viterbo. Un inno a te che alimenti da sempre il mio essere. Fuoco. Canta il fuoco una danza mai stanca di ascoltare. Vibra il fuoco,
caldo è il suo alito. Vivo è il fuoco, ed io nel fuoco vivo. Non soffio mai sul fuoco, soffre la sua anima aspettando di morire. Mi aspetta silente il fuoco e morbidamente mi avvolge con il suo tepore. Lo cerco, lo ricerco, lo aspetto il fuoco. Sempre torna la fiamma su di me, sulle mie angosce e i miei desideri intimamente presenti. Ci esploriamo, il fuoco ed io, quei sogni mai spenti, lui li alimenta, li colora e loro lo ricambiano, ardendo dentro di me. Li sento nello stomaco e a volte salgono su e mi respirano dentro, dentro. Non io, ma loro per me fanno fuoco. Ed io per loro devo continuare ad ardere. Fu, sempre sarà ed è fuoco, eternamente vivo. Eraclito. Roma, 2010. Incontrando Jung. Essere, semplicemente essere. La maggior parte delle persone che hanno attraversato il mio cammino mi hanno sempre detto che un vulcano come me, incazzosa, chiacchierona, troppo presente alla vita, non poteva chiamarsi serena. Per me non è così, perché serena mi risuona dentro. Dentro, proprio nella pancia, mi fa sentire bene, viva, attiva, silenziosa, presente, piena di tutto ciò che mi piace, piena di pace. In realtà la pace dinamica è proprio quella che ricerco nel trambusto quotidiano dell'esistenza, della mia esistenza. È per questo che sto bene nel silenzio pieno di fuoco e vibrazione della mia anima, e dentro la natura, in risonanza con tutti gli altri esseri, è l'apoteosi per me. Serena è profumo di rosmarino e di erba appena falciata. Serena è un canale di ricerca aperto, che si diffonde a raggiera da un unico punto di luce e a cui ritorna, anche quando, ripercorrendo a ritroso il percorso, la luce si fa buio pesto e si riassorbe in quel buco nero del vuoto ancestrale, da cui riparte di nuovo per rinascere a se stessa. Serena è serena solo quando è con Serena, sintonica con la sua essenza e con l'universo tutto. Serena è una danza circolare in un bosco di altifaggi, compagni di vita e di suoni pacati e gravi. Serena è un ritmo mai uguale che alterna potenza a calma e totale immobilità esterna. Serena è un modo silenzioso mai stanco di esistere che risuona in ogni parte e percorre, inosservato, ogni microscopico lembo di terra. Serena è una voce antica che si evolve incessante verso tutto e nulla. Serena è sicuramente di mille colori, solari e vivaci, vividi e presenti, che canta da sola in un coro di anime simili, ma disperse in ogni dove. Serena è un'onda di piena in un mare piatto, è un fluire lento che incontra il mare in tempesta. Serena è, semplicemente. Pavia, 5 novembre 1991. Visioni di vita. È qualcosa che si agita, è qualcosa che brama, che si disperde e che ritorna, che aleggia frastornata se la confondi, che si ribella se non la desideri, se non ti curi di lei. Ma lei è qui ora e sarà sempre presente finché gli universi non collasseranno su se stessi
in una infinità di intersezioni, variopinte e variegate. Però, forse anche allora, persino il nulla sarà vita. Reggio Calabria, 18 agosto 1991. Eco sogni. Perché il sole brilli, perché il cielo sia limpido, perché i bambini ridano, perché gli uccelli cantino, perché le donne continuino ad amare, perché gli uomini incomincino a sognare, perché tutti i nostri sogni crescano e perché, finalmente, riescano ad avvolgerci. Sognare di ritornare a casa. Natura invernale pavese. Cosa sarà? Qui immersa in un verde sconfinato, circondata da alberi secolari, penso a ciò che sarà. Che sarà del tempo, nostro compagno inesorabile? Che sarà del sole, destinato a sparire dietro il nulla? Che sarà della vita, profonda incoscienza e sublime viaggio verso qualcosa che non vedremo mai compiersi? Vedo un fitto pulviscolo, vedo una luce chiara, nebbiosa, e un fuoco ardere lontano. Ma lontano da chi? Solamente da coloro che non sapranno riconoscere che cosa sarà. 10 marzo 1999. Natura casalinga. Sensi non più sopiti. È uno splendido pomeriggio di marzo. Il sole filtra attraverso il nespolo e la finestra davanti al giardino, illuminando teneramente il mio viso. Ascolto il cinguettio di tantissimi uccellini, non riuscendo a distinguere le loro diverse voci nell'immenso benessere che mi circonda. Ecco, stanno volteggiando nell'aria, si incontrano, si incrociano e si separano, come nella vita che è passata da quando ho smesso di scrivere. Ma poi, perché mai? Quante vicende sono accadute, quanta gente è passata sulla mia strada, ma la mia anima non ha nel cammino dimenticato. Non ha mai smesso di sentire, di sentirsi parte di un tutto, caldo e denso, morbido e avvolgente, che le permette di mettere un piede davanti all'altro e continuare a percorrere la vita. Vita oggi piena d'amore, di speranza e di dolori, di sensazioni, di vibrazioni, di sentimenti e di un responsabile desiderio, misto a paura, di conoscere il ruolo che spetta il mio essere in questa parte di vita, di mondo, di angolo di universo e piccolo frammento di eternità. Grazie. Il sole si è abbassato, si è nascosto dietro il nespolo, dietro l'oscuro profilo della Sicilia, donando al cielo un vivace colore rosa-arancio che si confonde con l'azzurro del mare e dello stesso cielo tutto intorno. Il mio amico Merlo in giardino mi guarda e saltella gioioso, qua e là. Grazie di nuovo, anima mia. Natura cittadina e ricordi di presenza e ascolto. Vivo per vivervi. Partirei forse dai capelli bianchi. Sì, i miei. E di chi altro, se no? Mi danno una strana sensazione di benessere. Me li guardo nello specchietto della macchina, compiaciuta. Non è un fatto estetico, è un senso profondo di esserci, di esistere proprio. Come quando guardi o annusi un frutto maturo. Una bella rossa, morbida e succosa mela. Questa immagine adesso mi ricorda la nascita del frutto vivido della presenza. Presenza a me stessa, innanzitutto. E quanto sono stata presente al mio essere nella solitudine di una giornata fredda e ventosa, vicina e ancorata alla maestosa quercia di centeno, non lo sono mai stata. La sensazione che mi ha dato vederla lì, possente e fiera,
immersa in quel mortificato campo arato, potrei comunicarlo forse adesso, a distanza di tempo, e non allora, quando il suo profumo e la maestosità del suo io mi confondevano quasi, offuscando per un attimo la mia piccolezza. Ecco, a lei ho lasciato un mio strumento, la mia musica, un po' di me stessa, perché potesse accompagnarmi in questo nebuloso quotidiano. Proverò a manifestare qui, ora, le mie emozioni, a parole, ma il gesto di imprimere segni su un glabro foglio non ha nulla a che vedere con quel momento magico in cui due entità, apparentemente diverse, per forma, tendono ad avvicinarsi furtivamente, fin quasi a fondersi nella medesima essenza di luce. L'una trasmigra nell'altra, nel silenzio e nel rispetto, sì, nel rispetto dell'intimità di ognuna. È questo l'animo con cui mi avvicino, in riverente ascolto, in attesa fremente di essere chiamata, di entrare in risonanza con loro, quegli alberi, quelle foglie, quell'erba e quella terra. E poi, quando mi è stato concesso di assumere le sembianze di Mirra, che dire di quel momento di dolore ed estasi? Le parole mi mancano e in realtà sono proprio io a bloccarle, perché l'emozione di quel sublime istante di tutto sta scritto nella mia e nella sua vita. Vivo per vivervi. . 28 aprile del 2007, Valle Nera, iniziazione al fuoco rosa. È un periodo veramente difficile questo. Forse è anche decisivo per me. Se saprò e avrò il coraggio di guardarlo in volto, come si deve. Entrare dentro l'erba, gli ulivi, i compagni, per aiutare me ad entrare in me stessa. Difficile. La fluidità con cui ci muoviamo tra i rami, tra i fili d'erba, perché non riscoprirla anche nella vita quotidiana? La naturalezza di esistere, senza chiedersi perché. Lasciarsi la possibilità e il diritto di esistere come siamo, questo sì. Pausa. E arriva il momento della veglia al fuoco. Pausa. Un lento camminare, un bosco rigoglioso e acceso, sentieri dell'umano e angoli nascosti, uccelli sonori, intrecci di vita, grida e silenzi, una cara amica, un'anima vicina. Ricordi del passato prendono voce, delicatamente avvolti da un discreto ascolto. Parole, immagini, lacrime e sorrisi, trame diverse, di anime lette, si snodano in un flusso crescente di vita. Dolore, amore, morte, pazzia, gioia, estasi, brivido, piacere, sguardi, carezze. La storia è una, tutto è uno, suoni e gesti, tutto è uno. La notte mi accoglie, che paura ritrovarmi ad affrontare la paura. La notte, la luce nera, come dico a Mirko, la luce nera in un luogo nuovo, con una vecchia serena, che paura. Ho una lampada tascabile e a tratti cerco di sostituire la luce nera con la luce bianca, ma i suoni accanto a me sono alquanto forti e intensi, quasi al pari del mio terrore. Di cosa? A destra e a sinistra del sentiero animali accompagnano il mio cammino, forse sono disturbati o incuriositi dal mio passo pesante. Chi sarà mai questo predatore luminoso? Diranno loro. Ma quale luminoso, dico io, sono nelle tenebre complete. Ed ecco che il fuoco,
che scorgo in lontananza, mi aiuta. Lui ed Adriano, in qualunque dimensione altra si trovi oggi, mi vengono in soccorso. Il fuoco tende a spegnersi in continuazione ed io non posso stare ferma ad osservarlo. Ha bisogno di me, lui, per essere alimentato. Ho bisogno di lui, io, per guardare in faccia il terrore ed affrontarlo con l'azione. Curare, l'azione di curare, coltivare, accrescere. Non spegnersi. L'azione adesso si rivolta su me stessa. Lo spirito si accende, prende il sopravvento. Il ricordo di Adriano, della sua forza viva, anche ora che non c'è più, mi guarda, solleva ed alimenta. Quando guardo il fuoco nel bosco, il suo pensiero mi avvolge. Nel fuoco, la natura. Mi facevo chiamare Rosa, mi dice lei. Questo tu lo sai. Sì, fino a qualche tempo fa. Adesso non più. Questo lo sai ancora meglio. Che ne dici se raccontiamo a tutti di noi? Di come il tuo amore mi ha trasformato, di come la nostra unione ci ha resi liberi, di quel giorno in cui ti ho visto per la prima volta, quel giorno così speciale per me, decisivo per il mio volo. Ti avevo scelto fra tanti, senza sapere che avevi fatto la stessa cosa con me. Da quell'istante in cui le mie spalle ti hanno toccato ed un prurito violento si è impossessato di me, tanto da penetrarmi dentro per sempre. Rosa, un grazie a te. Da oggi tutti sapranno che piacere è il mio e il tuo nome. Calendì maggio 2008, Valle Nera. Veglia al fuoco. Sono certa di aver sognato, ma non ricordo nulla. Ho come dei bagliori di memoria non ben definiti. Qual è la legna da ardere? Il fuoco brucerà qualcosa di cui mi priverò, ma non totalmente. Ce ne sarà bisogno ancora, costantemente, di sostanza che si trasformerà in altra sostanza, meno densa e più libera. Una sostanza di valore. Aspetterò con vigilanza che qualcosa accada. I pensieri si accavallano e ancora non riesco a fermarli del tutto, però. 7 aprile 2009, Melegnano, nel campo di fronte all'ospedale. Intimità. Nuvolette di morbide e nuvolose palline mi volteggiano intorno. Non so che albero tu sia, ma albero, signor albero, va bene per te, vero? La tua pelle in alcuni punti sembra quella del serpente. Meravigliose luminescenti scaglie, verdi e nere, si alternano in un disegno ardito. Mentre sono qui a scrivere, il piddu, sarebbero i soffioni dell'albero, mi avvolge quasi e mi si avvicina talmente tanto che sento un sottile solletico sulla pelle scoperta. Qui credo che gli uccelli trovino la loro naturale dimora. I due fagiani amanti, poi, mi piace pensare che qui intavolino le loro più stupefacenti danze d'amore. Poco fa, le ranocchie, che stavano al sole lungo i margini del canale, al mio passaggio, ridestate dal torpore, facevano scioccanti tuffi, schioccanti, nascondendosi tra le alghe e lasciando traccia di sé solamente nei curiosi cerchi concentrici che si formano nell'acqua quando tiri un sasso. Hai presente? Scrivendo, i pensieri corrono a Zia Toda. Ho il desiderio di portarla qui con me, di farle apprezzare, se possibile, questi istanti di immensità, perché la accompagnino nel suo pellegrinare. Non so dire quanto durerà la sua croce, ma, come speranzosa ed estatica nella sua fede, è fiducia nell'oggi e nel domani. Una sottile paura mi assale. I cani quantorno abbaiano con violenza e la mia calma è per un attimo turbata. Adesso però
ho voglia di raccogliere un po' di fiori, un po' di fiori di campo e farli trovare a zia al suo ritorno. A dopo, pioppo magico. Sì, me lo hai detto. Credo proprio che tu sia un pioppo. Grazie per questa intimità e per la tua rispettosa ospitalità. Gennaio 2010, tra e con la natura di gallina, Reggio Calabria. E i miei amati ulivi, pensieri in libertà. Che scrittura fluida, che lettere arrotondate, che leggerezza nei pensieri, che flussi di vita che si incrociano. Quanto può essere piacevole e denso dedicare del tempo, decidere di dedicare del tempo ad una cosa piuttosto che ad un'altra. Il bello è la facilità di scelta talvolta tra le due situazioni ugualmente importanti. Non me lo sarei mai aspettato che sarebbe stato così semplice, automatico, poco sofferto. Mi sono riscoperta in un microsecondo capace di decidere la cosa giusta per me, per la circostanza, per gli altri, ed è stato bellissimo, carico, pieno, luminoso, pacato. I pensieri, il cuore, le azioni che collimano, che si incontra in un istante di tutto, che include, che ingloba tantissimi piccolissimi istanti del passato e del futuro, passando da un presente che più presente non potrebbe essere. Scegliere poi di non voler essere manipolata, accorgersi di quel momento e fare una scelta consapevole. Altro momento esaltante questo, che non mi accadeva più da così tanto tempo da averne quasi scordate le sensazioni. Ma dimenticato cosa? Capacità innate, forse, ma nascoste così bene in un remoto angolo di te da venir quasi annullate in quell'istante di tempo mancante, che può durare anni ed anni. Ma come si fa a riacquistare tutto proprio in quell'istante di tempo che pensavi di non poter avere? La risposta c'è, a questa e alle altre domande che potrebbero affollarsi dentro di me. Ma non ho in realtà il bisogno adesso di darmene di risposte, intendo. Sono troppo sorpresa di me stessa, della mia leggerezza e del sorriso beffardo che si dipinge sulle mie labbra mentre partecipo dell'immensità dell'esistenza, racchiusa in un minuscolo bruscolino di terra che svolazza tra le foglie. Aprile 2012, tra e con la natura della Valmasino, Lombardia. Il coraggio di essere, tutto è il contrario di tutto. Abbi il coraggio di essere quel che sei. Fuoco, terra, acqua e vento. Per sempre eri, per sempre sei, per sempre sarai. Un'aquila che nuota nel mare, una scintilla che cresce sottoterra, un seme che brucia nel fuoco, un pesce che vola tra le vette, luminoso sogno, reale come il sole, reale come la vita. Origini della terra. Terra solida. Prima di me, Giano e Camese, animati dal fuoco, crearono aria ed acqua. Fredda e nuda roccia, ancorata alle mie radici, eppur protesa verso il cielo, immersa in un brulicare di vita.